Il 20 ottobre 2016, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 14° Dalai Lama ha incontrato 1.800 studenti delle università milanesi. L'evento, intitolato Etica e consapevolezza in un mondo globale, è stato organizzato dall'Istituto Studi di Buddismo Tibetano Geppeling e dall'Università di Milano Bicocca. Abbiamo una grande opportunità di poter dialogare oggi con una personalità di grande spicco, grande carisma, Nobel per la pace. E vogliamo dialogare sugli aspetti della vita e della coscienza, che sono valori universali e intanto, in quanto tali, non possono che trovare casa proprio nelle università. Per l'occasione, il Dalai Lama è stato insignito della cittadinanza onoraria di Milano dal presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolè. In segno di riconoscenza, il Dalai Lama ha consegnato al presidente la sciarpa della tradizione. Vorrei sapere quali sono i miei diritti e quali sono i miei doveri. Mi piacciono più i diritti. La Lectio Magistralis del Dalai Lama si è concentrata sui problemi ambientali del nostro tempo, sul dialogo interreligioso e sul rapporto tra spiritualità e scienza. Il Dalai Lama ha insistito sulla necessità di creare un nuovo metodo educativo per migliorare il futuro dell'umanità. Il mio impegno per migliorare il mondo è l'istruzione. Che cosa penso? Penso che l'istruzione moderna, così come è disegnata, è troppo esclusivamente diretta a un sistema materialistico e non tiene presente quello che è l'individuo, l'umanità dell'individuo. Insieme a questo concetto è unito il concetto che io chiamo l'etica secolare. Vuol dire rispetto per tutte le religioni, ma anche rispetto per tutti coloro che non appartengono a nessuna religione. Noi in India stiamo con altri scienziati e università americane, e scienziati e università indiane, stiamo sviluppando un percorso educativo di istruzione che va proprio fin dall'inizio, dall'asilo fino all'università. Kindergarten level up to university level. Tanta l'attenzione e la partecipazione in sala. Il Dalai Lama ha infatti dedicato gran parte dell'incontro alle numerose domande degli studenti. Per sviluppare questa etica globale in futuro, pensi che in futuro non ci sarà più bisogno delle religioni? No, non penso affatto così. Penso che le varie religioni hanno tutte uno scopo e se gli individui di queste varie religioni praticano la loro religione in un modo onesto, genuino, allora c'è una grande potenzialità. Non penso io sono buddista, io sono Sua Santità il Dalai Lama. Mi penso esattamente come gli altri, considerando tutti gli altri 7 miliardi di individui come miei fratelli e sorelle, mi sento molto bene. We are same.